Visto che sono stata anche giustamente tirata in ballo su questo tema che abbiamo più volte seguito in commissione, mi sento in dovere di rispondere alla consigliera Baio e agli altri proponenti. Purtroppo questa mozione per noi è inaccoglibile, non perché non siamo d'accordo nel complesso su quanto viene richiesto, ma perché è formulata male, forse perché il Partito Democratico comunque non è a conoscenza. E per questo mi impegno sin da ora a fare con gli uffici un ulteriore incontro degli sviluppi che la situazione delle affrancazioni ha avuto negli ultimi mesi. Quindi vi ragguaglio e vi informo io adesso in consiglio, poi faremo una commissione dove potremo chiedere nello specifico tutto quanto è necessario direttamente agli uffici. E inizialmente vi informo del fatto che dal 2 maggio scorso, proprio perché la commissione aveva sollecitato la giunta e quindi in maniera indiretta gli uffici, tutte le pratiche delle affrancazioni non sono più in mano alla UO Edilizia Sociale, perché come sapete è già oberata da tantissimi altri compiti che la commissione stessa gli ha dato, tipo la verifica del prezzo massimo di cessione, ma che tutto l'iter, tutta l'istruttoria è passata nelle mani di Risorse per Roma, la quale società partecipata prima svolgeva solo una parte dell'iter, e cioè il completamento delle schede tecniche amministrative. Dal 2 maggio, quindi, l'attività, dalla presentazione dell'istanza fino alla predisposizione del calcolo del canone di affrancazione, tutta l'istruttoria è svolta da Risorse per Roma. Per cui già il primo punto della mozione non lo possiamo accogliere, visto che chiede di potenziare e di riorganizzare la UO Edilizia, Sociale. Su questo mi tocca, fare una correzione rispetto all'intervento della consigliera Baio, perché dalle tabelle di statistiche che sono state pubblicate sul sito del Dipartimento Urbanistica proprio su richiesta della Commissione, potrà leggere che è vero che le istanze presentate continuano ad essere tantissime, ma che, come leggerà sempre sulla stessa tabella, a novembre rispetto al numero di 154 istanze completate nel mese di maggio, a novembre troverà come numero 600 istanze completate. Quindi questo vuol dire che da quando Risorse per Roma lo scorso 2 maggio ha preso in carico l'istruttoria delle affrancazioni, il numero delle istanze completate è notevolmente aumentato, considerando che a maggio, trascorsi circa 8 mesi dall'inizio della lavorazione delle istanze, ne erano state fatte solo 154. Nello specifico, Risorse per Roma si è impegnato con l'assessore di portare a termine 1.000 pratiche entro la fine dell'anno. È vero che poi le convenzioni stipulate sono molte meno. E va detto e ribadito anche questo, che una volta completato il calcolo dell'affrancazione, il Comune e l'amministrazione invia ai singoli cittadini una lettera in cui viene specificato il calcolo del canone. Non tutti rispondono perché questo calcolo dà di fatto un risultato molto elevato, quindi alcuni rinunciano ad affrancare dal prezzo massimo di cessione. Quindi il numero che la consigliera Baio deve tenere presente sono le 600 istanze completate e non le 161 stipule, perché di fatto 600 cittadini hanno ricevuto a casa la lettera con il calcolo dell'affrancazione. Hanno ovviamente 60 giorni di tempo per rispondere, dopodiché possono decidere se pagare o rinunciare. L'amministrazione comunque ha impiegato del tempo e delle risorse per svolgere questo calcolo, che non sto qui a ricordare, che è un calcolo molto complesso perché parte comunque da dei dati che sono difficilmente reperibili anche all'interno dell'amministrazione. Sul secondo punto, mi dispiace dilungarmi molto, ma questo è diciamo, un tema abbastanza tecnico, per questo dico che lo approfondiremo nuovamente in commissione. Anche il secondo punto non è accettabile perché è formulato male. La percentuale applicata sull'affrancazione è una percentuale fissa che quindi non può seguire l'andamento dei prezzi del mercato immobiliare, piuttosto è il valore venale dell'area che deve seguire il prezzo del mercato immobiliare. E questo, come previsto già dalla delibera 40 del commissario Tronca, si farà entro maggio dell'anno prossimo, perché la delibera stessa prevede che ogni 2 anni il prezzo delle aree venga uniformato al prezzo di mercato immobiliare. Quindi è scritta, è proprio formulata male, perché la percentuale è fissa.
e non si può cambiare, è determinata dalla legge. Io non mi vorrei dilungare oltre e quindi lascio comunque il voto negativo della maggioranza a questa mozione che di fatto è formulata male, con l'impegno però che riprenderemo tutta la discussione in commissione alla presenza degli uffici. Grazie.